Ma sì, davvero mi vengono in mente di nuovo le parole di Calvino, no? Dopo aver guardato il cielo, quindi magari inaugurato un grande teatro come questo, e torneremo, diceva Calvino parlando nelle sue città invisibili, torneremo a guardare le grondaie, cioè abbasseremo lo sguardo e guarderemo le buche in strada. È un po' così, amministrare una città è così. Vengo adesso da un sopralluogo nella area nord della città dove c'è il progetto periferie, oggi piove, lì ci stiamo occupando di chiudere gli scarichi a mare per rifare tutto il lungomare nord. In qualche modo davvero siamo tornati a guardare le buche per strada per rifare un'intera area della città, però se dobbiamo guardare, come dire, le buche in strada e le grondaie, non dobbiamo rinunciare a guardare il cielo, perché il cielo dà un orizzonte, dà una prospettiva, ed è un sogno oggi occuparsi di una città facendo gli scarichi a mare, facendo le periferie e avendo risollevato il teatro che si apre. Avremo Bolle, Roberto Bolle and Friends, uno spettacolo straordinario, e insieme a Roberto Bolle si apre una mostra dedicata a Rudolf Nureyev, il più grande ballerino, danzatore di sempre, di tutta la storia della danza. E allora davvero questo ci dice che Rimini deve riprendersi, si sta riprendendo un rango internazionale. Pensate un po', qualche anno fa era inimmaginabile avere uno dei teatri più belli d'Italia, più belli d'Europa, riaperto con dentro Roberto Bolle e una mostra dedicata a Rudolf Nureyev. Questo vuol dire guardare il cielo, vuol dire camminare coi piedi per terra, non montarsi la testa, occuparsi delle strade, delle buche, delle grondaie, ma non rinunciare anche a quel rango internazionale che oggi Rimini si è conquistata. Hanno incominciato a parlare di noi il New York Times, la Lonely Planet, la più grande guida del viaggio al mondo, ha deciso Rimini come sede del suo festival, e oggi Bolle e Nureyev ci dicono che Rimini davvero sta tornando. Guardare il cielo, non dimenticare di guardare le grondaie, ma non rinunciare mai ad avere un'ambizione e una prospettiva, perché solo così Rimini potrà cambiare, attrarre visitatori internazionali da tutto il mondo e attraverso questi creare economia e lavoro.